problema è che c'è qualcuno che si rifiuta di parlare con gli avvocati, fa bo-bo-bo-bo-bo e poi fa il fumo, come si dice da queste parti. Costretto a riciclare nella spazzatura gente che fa pirateria e che ha preso strike dall'Inter, e noi abbiamo le prove anche di questo, costretto a riciclare gente che fa pirateria e reati su YouTube facendo vedere le partite dell'Inter di cercare perché brother cell love non ce la farà mai di darci noia non solo ricicla e fa pirateria ma ricicla anche persone e qui ho, ho, ho delle prove fantastiche ricicla anche persone che aprivano canali youtube in società con truffatori no ed ho proprio i messaggi dove mi dicono stai attento <ride> Come mai? È paura? <ride> è tutto qua. Quindi è costretto a riciclare gente che ha avuto a che fare con truffatori, gente che praticamente eh, fa pirateria, gente che compra iscritti. È solo questa tipologia di gente qui. Lui può raccattare. Sta facendo un po' come ha fatto l'Inter negli ultimi anni. Sta andando a rovistare nella spazzatura, vero, Brothers and Love? A differenza tua, io non fo' dormitare la gente perché te, te puoi ridere. Te ti puoi vestire anche da pagliaccio, non riderebbe nessuno lo stesso. Non so se ci siamo capiti, caro Braders. E Love ora è pari di sponsor. Hai detto fino a due settimane fa che il digital pizza era tutto a posto: la Superlega, la Superlega è stata stroncata definitivamente. Zanga aspetta la Superlega, te ti dovresti nascondere. Altro è alzare la testa, te ti dovresti nascondere, invece di seffi. selfie, incomincia a comprare qualche shampoo da donna per annusalo, annusalo perché magari quell'odore ti potrebbe evitare di sentirlo qualche giorno. Postare le foto, le foto le postano tutti, capito? Gente si fa vedere con le attrici e poi eh, che, che poi dopo cosa che vuol dire. Ci sono i siti di incontri, vogliamo parlare dei siti di incontri che, per, per le persone che hanno problema? Che discorsi sono questi? Abbiamo sempre detto la stessa cosa. Poi magari ci batteremo la testa, questo poi ragazzi lo vedremo e ci batteremo la testa. L'inter non esiste nessun americano, infatti quanto puzzo stanno facendo questi americani? in nome dov'è? Chi sarebbe quello di Facebook condannato a pagare 900 milioni perché nel tribunale di Milano perché non paga le tasse? <ride> Sullo sponsor turco, e poi è vero, io mi riallineo un corcione, basta rispondere agli Juventini e non capiscono nulla di calcio che comprano gli iscritti e che fanno reati. Anche perché poi ora a breve noi passeremo un bel video su su Facebook e su Instagram di questo personaggio che infama e minaccia tutti e lui fa poi poi dopo vi faremo vedere chi è chi è questo personaggio non lo mettiamo su YouTube perché se no ci manda lo strike lo mettiamo lo mettiamo su Facebook poi dopo vediamo eh poi un paio di ragazzi lo conoscono bene che gli davano anche le informazioni a questo Vater ricoperto capito poi dopo vediamo un attimino eh Te devi parlare della Juve, compri gli iscritti, non sei buono. Stai sui coglioni, non sai parlare. Te è inutile, non ci capisci nulla di calcio. Vai a correre, fai attività fisica come faccio io, e eh, è meglio. Cosa vuoi prendere in giro te? Ti hanno abbandonato tutti. Dove sono quelli che facevano le live con te? Dove sono quei signori che fino a tre mesi fa facevano le live con te? Ti hanno salutato. Stanotte quanti iscritti hai fatto? <ride> Guarda caso, stanotte zero iscritti. Ma come? Sei uno da 60 iscritti a notte. <ride> Cosa ti ho sempre detto? Non esistono americani, esistono gli arabi, poi lo vedremo. Ci sono solo i sauditi. Non esistono americani, infatti non ti fanno i nomi. Te lo ripeto, Digital Beats tutto a posto. <ride> c'è il troni, c'è il Digital Pizza è tutto a posto. Se tu avessi letto il bilancio, cialtrone a pagamento. tu Avessi saputo che già dal 2021 non pagava, capito o no? Ed è tutto qua. Ora c'è Turkish Airlines. Io ho detto che Turkish Airlines è già sponsor della Champions League. Mi sembra strano che vada a fare lo sponsor di maglia. Quanti sponsor di Champions League poi dopo, o prima o dopo? fanno gli sponsor di maglia perché è proprio una politica totalmente diversa e loro subito lì a giocarci comunque cosa ti ho sempre detto che gli arabi vogliono giocare a milano per loro sanzino è come eh, se fosse un monumento storico e poi ti voglio dire anche un'altra cosa quindi gli arabi vogliono giocare a milano città non comprano solo l'inter comprano la città di milano i brand queste cose te le spiegate benissimo Zanon molto meglio di come te l'abbiamo spiegato noi sarei un falso a dirti non mi ha fatto piacere sentire dire Zanon cose che diciamo da un anno no? Beh, non è che te le dice Brothers in Love te le dice Zanon quindi ci sono queste allora allora gli arabi la nuova proprietà Milano no? a sesto va in Milan mentre i fuori classe se ti ricordi perché c'è anche questa e fuori l'asse parlavano di sesto Inter. Attenzione, mentre a sesto ci va in Milan. Ora l'Inter ha due opzioni: fare lo stadio nuovo, zona ippodromo o, o, o altra zona. Non lo so, qua, io so che avevano inquadrato quella dell'ippodromo, come sta venendo fuori in questi giorni, o la ristrutturazione di San Siro. Chi paga? Vuoi? Ti prospetti una scenetta? Chi paga? Zanga va da sala e gli dice: Guarda, scusami, abbi pazienza se io ho pagato 31 milioni di affitto, però ora voglio ristrutturare lo stadio, <ride> Antonello, i quattro mesi fa, ti dice: Noi non abbiamo problemi nemmeno a farci uno stadio da soli. Vatti a riprendere le interviste di Antonello. Ma chi è che paga? Cioè, non sono stati pagati i premi dei giocatori l'anno scorso. L'Inter non paga l'affitto a San Zero. Antonello ti dice: che Non abbiamo problemi a fare uno stadio da soli. In più, guarda caso, ora si sta sbloccando lo stadio. Mi confermano, mi confermano. Ho aspettato a dirlo te, mi dirai. Lo stai dicendo dopo la banda: Non ci sono problemi. Non voglio l'esclusiva di nulla. Io, io sono un tifoso come voi. Ceferin non era lì per caso. Questo io non so di delegazioni, ma io so che Ceferin non era lì per caso c'è un motivo ben preciso perché Ceferin era a guardare la partita del dell'Inter e non era per fare i complimenti a Zang del miliardo di debito c'era un motivo perché Ceferin era lì a San Siro e non c'era solo Ceferin, c'era anche lo un altro insieme a Ceferin quindi è scontato dirvi che questa proprietà nello stadio non ci può mettere le mani, anzi Zang è debitore di 31 milioni non l'Inter Zang è debitore di 31 milioni verso il comune di Milano perché te lo ripeto non viene pagato l'affitto e ad oggi siamo ad un ammontare di 31 milioni di euro. Questo brother Sellof non te lo dice perché se no, come fa a parlare male del suo padrone, ma quando te vedi una persona che parla sempre bene di una, cioè che non lo ritira mai, già da lì devi capire che è cattiva fede, capisci, no, e quindi. Lo stadio, nello st che poi ci sono anche quelle concessioni no? che danno i comuni a, no a 90 anni, 99, non mi ricordo se erano concessioni a 90 o a, no a 99, e lo stadio diventa tuo, te magari non lo stravolgi tutto, ci puoi fare intorno i centri commerciali, lo puoi, puoi anche la struttura, ci puoi, puoi giocare sulla struttura, però poi dopo alla fine è come se diventasse tuo lo stadio con queste concessioni a 99 anni, mi sembra, che ti danno. Ecco perché. A Zang, non gli devi dare nessuna concessione. Zang va benedetto. A Zang, bisogna dargli la benedizione e basta. E gli puoi andare. Tanto lui ormai è un corpo estraneo all'Inter non ci fa più nulla, non decide più nulla. La gente si scorda e non decide. Steven Zang, decide il padre, decideva. Parliamo al passato, decideva il padre, non Steven Zang. Quindi, stadio va di pari passo alla nuova proprietà ho oh, un'ultima cosa da dire sempre verso qualche fuori classe assoluto di quelli che ti inventano quella giocata incredibile durante le partite ci tengo a sottolinearla zang se non si sblocca lo stadio non vende certo zang praticamente secondo qualche fuori classe con il numero 10 dietro con 31 milioni di debiti verso il comune di milano sarebbe andato da sala di di senti siamo tra di noi, vogliamoci bene, no? Tra compaesani, gli avrebbe detto Zanga Sala, ormai siamo tutti e due milanesi, no? Lascia perdere i, i giapponesi, gli ha detto Zanga. C Ho 31 milioni da darti, ripartiamo da zero. Io questi 31 milioni non ce l'ho, non te li voglio dare, no? Però voglio fare lo stadio nuovo. Quindi me la daresti la concessione per fare lo stadio nuovo... Anche se non ho i soldi e le garanzie, perché almeno me la rivendo questa concessione a chi mi compra l'Inter, e pensa dove sono arrivati fuori l'AS, un amministratore pubblico come Sala, che secondo questi fenomeni doveva dare una concessione a Zang senza garanzie, per per, per, per rivendersela con la con gli acquirenti dell'Inter. <ride> Sono gli stessi degli americani, questi e degli otto nomi: Jupiter, Amazon, Coca-Cola, e chi più ne ha più ne metta. Apple, Oracle: hanno detto 40 nomi, ma questo nome qui non lo fanno. Capito? questo nome qua non lo fanno. Chissà perché, stadio sauditi, stadio sauditi, Zang, uscita. È questo quello che accade e che accadrà a breve. Ciao, Inter. I don't know.